21 gennaio 2023, ultimo messaggio della Madonna di Anguera. Le porte del male si aprono, preparatevi. In questo messaggio chiaramente la Madonna dice che il male sta trionfando in questo momento e sta avanzando terribilmente, ma non bisogna credere che l'umanità sarà sconfitta, poiché noi tutti siamo protetti e abbiamo una potente arma, che è la verità oltre la preghiera, il rosario e l'Eucaristia. Dobbiamo assolutamente essere onesti e andare avanti, vivendo come Dio desidera, perché Egli conosce quello che abbiamo nel nostro cuore. Cerchiamo di essere forti e coraggiosi nella fede, dunque, e andiamo avanti perché, anche se il male avanza, la vittoria finale sarà quella di Dio e dei Suoi figli. Leggiamo il messaggio. Cari figli, sono la vostra madre addolorata e soffro per ciò che vi accade. Le porte si apriranno e i nemici avanzeranno. La vostra arma di difesa è la verità. Date il meglio di voi stessi e sarete vittoriosi. Non c'è vittoria senza croce. Coraggio. Non siete soli. Io sono vostra madre e sarò con voi anche se non mi vedete. Allontanatevi dal mondo e vivete verso il paradiso per il quale siete stati creati in modo unico. Siate onesti nei vostri atti. Dio conosce i vostri cuori. Siete vigili. Verranno tempi difficili. E solo coloro che amano e difendono la verità rimarranno saldi nella fede. Avanti. Pregherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi, nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete in pace.